Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Video dei prodotti terminati del periodo. Sì, anche nuova location. Comunque, con la mia solita bustona, bustina dei prodotti terminati, vi faccio vedere i prodotti terminati. Allora, due pacchetti di campagnolo, sono i biscotti con cui io faccio colazione, sono i miei preferiti, e nel corso del tempo ne ho finiti due pacchetti. Poi andiamo avanti, ho finito sempre per quanto riguarda il cibo, ho finito le Dietetic, una goccia di pura dolcezza, sarebbe il dolcificante, quello liquido, ne bastava veramente una goccia per dolcificare, io lo mettevo nel caffè o nel caffè latte, veramente molto molto buono. Oh, un sacchissimissimo di salvietti, siete di tutti i tipi. Allora, le Free Utility struccanti, che non avevano niente di struccante, ma io le mettevo in borsa come salviette normali, queste qui. Poi Free Easy con aloe vera, la carta veramente igienica, queste mi sono piaciute un sacco. Poi le Biolish Nature, le salviettine intime, però io usavo in borsa, sia quelle calendula camomilla che quella bardana e fiordaliso. Le ho finite utilizzando sempre per la borsa. Poi ho finito un pacchetto di fazzoletti tender, ho finito il gel disinfettante con alnica bio tragacili della Yves Rocher, questo ha un profumo veramente buonissimo, molto molto buono, è molto più piacevole della quella mucchina, però dura veramente poco, da borsetta per disinfettarsi le mani, io le uso molto frequentemente andando spesso con i mezzi, con gli autobus, magari vai nel bagno del bar, non c'è sapone, le uso molto spesso. Questo mi è piaciuto, è già la seconda volta che l'ho comprato, però dura veramente poco per quello che costa. Poi ho finito il deodorante spray della Ecos Personal Care con olio di timo e menta biologici, questo qui il suo unico difetto è che quando inizia a finire, finisce con la pompetta, non riuscite più ad utilizzarlo perché non riesce più a prendere il prodotto e poi alla fine dovete buttare la rimanenza del prodotto perché non riuscite più a utilizzarla, però mi è piaciuto. Anche un altro difetto è che è molto molto liquido, mi fa la doccia, però fa il suo dovere, tranne questi due piccoli difetti. Poi ho finito il colluttorio della Dentask Extreme Cool, questo qui, che anche questo colluttorio normalissimo alla menta, è più delicato del Listerine, per farvi un esempio. Poi ho finito lo shampoo
capelli grassi con il strato di Achillea biologica della Ecos Personal Care. Sapete che è il mio shampoo preferito e questo qui è l'ennesima confezione che finisco. Poi ho finito, sempre parlando di capelli, ho finito la Ecos, sempre della linea Ecos Personal Care, la maschera per capelli con idrolizzato di semi di moringa, e questa ce n'è veramente tanta perché quant'è? 500 ml, quindi mi dura tantissimo. È un po' sporchino perché la utilizzavo nella doccia, ma è veramente tantissima e mi lascia i capelli molto 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 morbidi e profumati. Poi ho finito della Dedea Bio esfoliante corpo rigenerante della linea Albicocca e Mango. Questo qua ha un profumo buonissimo. E poi è quegli esfolianti in crema che hanno questi granuletti che esfoliano. Adesso un po' si vede, però è veramente finito. È in crema ma sfoglia e lascia questo profumo di, sa quasi di albicocca, è molto molto profumato, mi lascia proprio il profumo sulla pelle. Poi ho finito la Charcoal Mud, che vi ho fatto anche un test quando la utilizzavo. Questa qui è quella della Seven Heaven, mi è piaciuta un sacco. L'ho usata due volte perché c'è molto molto prodotto. Poi ho finito un profumino della Pupa molto molto vecchiotto, questo qui, non so neanche se lo ricordate, quello che aveva il fiorellino sopra. Ho finito anche due campioncini di profumi della Yves Rocher, ma ho già buttato, li ho già buttati. Ho finito tre campioncini della crema trattamento giorno, ristrutturante giorno della linea Elixir Jeunesse di Yves Rocher. Ok, ho finito, un pacchetto di assorbenti Laurella, come credo lì interessino. Poi ho distrutto un'altra lima per unghie, che poverina è veramente distrutta, la buttiamo. Ho finito l'olietto, quello della Scholl Velvet Smooth, con l'olio per le unghie. Ho finito, ho usato un sacco, finalmente finisco anche prodotti per le unghie. Mi è piaciuto molto perché idratava veramente le unghie. Poi un pacchetto di Vivident Silite, così a caso. Ho finito il Winnie's multiuso, che uso per il bagno, per i vetri, per le superfici, per tutto, mi ci trovo benissimo. Poi ho finito il Maxi Risparmio Eco Ricarica, la Chanticleer Vert, il detersivo per la lavatrice, ecco, detergente ipoallergenico, tutta una pergamena, solo per dire che un detersivo per lavatrice, quelli che sono la ricarica della confezione normale. Mi è piaciuto anche questo perché profuma un sacco, veramente profuma molto, sa di pulito, molto 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 profumato. La borsa dei finiti è finita, non c'è niente. Spero che i miei terminati del periodo, mi sto sciogliendo,
Spero che chiamati dentro il periodo vi siano piaciuti, vi siano stati utili in qualche modo. Lasciate un like e un commentino qui sotto con i vostri finiti, che mi fa molto molto piacere. Iscrivetevi al canale perché non fa mai male. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!